Ciao ragazzi, benvenuti finalmente in questo nuovissimo video. È da tantissimo che non mi faccio né vedere né sentire, ma tutto questo ovviamente c'è una spiegazione. Non faccio questo video per spiegarvi i motivi per i quali non sto portando video, non sto facendomi sentire sui social, tutto perché non mi interessa. Semplicemente ho finalmente un pochino di tempo da dedicare appunto a voi e a YouTube. Quindi ho deciso, perché no, parliamo un po'. Così, tanto per, è da tanto che non lo facevo e non vi niego che è bellissimo riprendere a farlo. Oggi quindi cosa andrò a fare? Come vedete qui c'è la mia bimba che purtroppo sto prendendo poco, oppure quando la prendo non la prendo per andare a fare dei giri in moto belli piacevoli, la prendo per andare al lavoro. Quindi ecco spiegato subito uno dei motivi per i quali non sono presente più come prima su YouTube. La moto fa abbastanza schifo, da queste riprese non si vede, non so se vi farò delle riprese per farvi vedere quanto fa schifo la moto. Quindi niente, direi di non perdere altro tempo, mettiamo il casco e ci vediamo direttamente in sella, così facciamo due chiacchiere in sella. Non so cos'è stato, uno spasmo. Oh ragazzi, comunque non potete capire quanto è bello ogni volta risalire sopra questa bestiuccia. Mamma mia. Però così sporca non la posso vedere. E niente ragazzuoli, quindi il motivo fondamentale per il quale non sto portando più contenuti è perché fortunatamente ho trovato un lavoro. Un lavoro che mi occupa il 90% del mio tempo. Quindi figuratevi se riesco a trovare... le energie e la voglia, le idee per portare nuovi contenuti sul canale. La voglia è comunque tanta, però tutto il resto potete capire benissimo che non è facile trovarlo. Però oggi avevo finalmente un pochino di tempo a disposizione e ho deciso di dedicarlo a questo. Ovviamente non è l'unico, aspettate un attimo che qua... Oh, non me l'aspettavo così aggressiva, cazzo! Oh. Vabbè, comunque dicevo, non è l'unico motivo per il quale non sto portando più contenuti sul canale, ma... c'è anche il fattore demoralizzazione del fatto che YouTube non mi sta inviando il PIN richiesto da ormai 7 mesi, se non di più. E ripeto, non lo faccio per soldi, ma il tempo, la fatica e tutto quello che comporta comunque portare video sul canale, quantomeno se queste cose venissero ricompensate in qualche modo, non mi farebbe assolutamente schifo. E considerando che YouTube non si muove in nessun modo, non mi permette di contattarlo in nessun modo, la voglia di continuare a caricare contenuti su questo canale è molto molto meno. Ma noi comunque lo facciamo perché ci piace, e quindi quando ne ho il tempo, la possibilità e le giuste e dovute energie, lo faccio con piacere. Anche perché comunque non tanto qui su YouTube ma su Instagram molti, ma veramente molti di voi mi fate sentire il vostro calore e il vostro amore. Quindi se non fa venire questo, la voglia di continuare a portare contenuti, cos'altro può farlo? I soldi, ovviamente. Ma in questo caso io non prendo una lira e non so se la prenderò mai. Cosa molto molto brutta e triste. Ma va bene. Fortunatamente per questo ho un lavoro. Sei un campione.
Non so se vi farò vedere il lavaggio della moto, sicuro un qualche cinemellino lo farò, perché ho proprio voglia di montare cinemelli, non lo faccio da un sacco di tempo. Però ragazzi, fa proprio caldo, fa un caldo che voi non avete idea. Siamo al 3 luglio e sto buttando veramente il sangue, quindi stare in moto è piacevole, lavarla un po' meno. Signora, le strisce sono da un'altra parte, anche per lei, lei ha ripensato, tutto a posto. Vediamo un po'. No, è visita via, sì. No, io devo pure aspettare. De là, bicicletta. No, zio, io non posso aspettare però, Vabbè. Mettiamoci all'ombra, la facciamo raffreddare un pochino, anche perché lavarla incandescente non è il massimo. Minchia, quanto è bella però. Proprio bella. Sporca, ma bella. Vabbè, approfitto, vi faccio un po' di bike porn con la moto sporca, così facciamo un prima e dopo magari. E niente, ci vediamo dopo. Ovviamente questo video avrei voluto concluderlo con delle riprese fatte dalla GoPro in moto, oppure avrei voluto concluderlo vicino alla moto, ma ovviamente no. Perché non ho potuto fare questo? Non perché non l'ho voluto, non perché la GoPro non ha registrato come succede molto spesso, ma perché mi è caduto il casco a terra mentre asciugavo la moto e ovviamente si è spaccata il supporto della GoPro e non potevo mantenerla così e vloggare, quindi spero che almeno la GoPro non si sia rotta, spero. E non ho potuto concludere il video in moto, non ho potuto concludere il video vicino alla moto perché non ero solo nel garage, c'era gente che parlava, gente che dava fastidio, quindi questo è il terzo motivo per il quale non porto più video sul canale, perché ogni volta che devo fare qualcosa sono sfortunato ed è sempre uno sbattimento esagerato. Voglio dirvi anche un'altra cosa: non lavate mai le vostre moto, o almeno non fatelo voi, portatele a lavare, affidatele a qualcuno di competente, ovviamente non datele ai panettieri del lavaggio auto, con tutto il rispetto per i panettieri. Ma no ragazzi, a parte che fa un caldo esagerato e mi devo andare a lavare io per aver lavato la moto, ma poi viene una merda, esagerato, cioè non... No, proprio no, ed è la terza, quarta volta che lo faccio e ogni volta mi riprometto di non lavarla più, ma basta, adesso veramente basta, perché poi devi rilavarla e farlo a mano, tutto, basta, niente. Quindi detto questo, se questo video riuscirò mai a montarlo per tempo, voglia e perché spero sia venuto un qualcosa di decente da pubblicare, noi ci rivediamo come al solito in un prossimo video, come al solito sti cazzi, perché non escono video da una vita. Niente, sono stanco, stressato e ciao. Ah sì, dimenticavo, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, commentate, seguitemi su Instagram. Sono un po' arrugginito e stanco. Arrugginito e stanco.